Emanuele Rigu, New Trader Lab, buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi, Emanuele. Buon pomeriggio Alexandra, grazie per l'invito. Dunque, Emanuele, vorrei appunto iniziare con un commento sui mercati. Ieri abbiamo assistito ad un rimbalzo sia in Europa che negli Stati Uniti. Oggi un scenario completamente diverso. Questi sono i futures, decisamente in rosso. Invece questa è la situazione sui mercati europei. Il market mover di questa giornata è il costo del natural gas o ci sono anche altri fattori che impattano i mercati in questo istante? Beh, ci sono diversi fattori che stanno impattando sui mercati in questi giorni e che hanno impattato in queste settimane. Sicuramente il costo delle materie prime è un dato importante, soprattutto quelle del comparto energia, perché abbiamo visto che comunque i metalli industriali sono tutto sommato anche un po' sotto pressione o quantomeno stabilizzati. Però il comparto dell'energia sì, sta continuando a far registrare dei rialzi importanti, portando chiaramente a una situazione di forte preoccupazione per effetto di questi aumenti dei prezzi, soprattutto sul gas naturale che in questo momento sta facendo registrare rialzi più importanti, ma anche sul petrolio. Che chiaramente ha un impatto abbastanza maggioritario dopo che l'OPEC ha evitato di diciamo, deliberare quell'aumento di produzione di 1 milione, se non ricordo male, di barili al giorno che avrebbe permesso di quantomeno calmierare un attimino la fiammata inflazionistica sui contratti petroliferi. Per quanto riguarda invece il gas naturale, ci sono diversi elementi. Sicuramente un'azione della Cina che anche lei sta guardando con preoccupazione l'andamento della crisi energetica e che sembra abbia suggerito agli operatori del settore di fare scorta, direi quasi incetta, di gas, quindi di aumentare notevolmente le riserve per mettere fine a questa crisi energetica, e poi chiaramente c'è l'Europa che ha, questi chiaramente sono rumors, diciamo, un'obiezione quantomeno da parte dei russi che sembra tengano i rubinetti chiusi con l'obiettivo di cercare di mandare avanti dal punto di vista politico, chiaramente il completamento del gasdotto Nord Stream 2 che attualmente diciamo in stand-by. Ecco, tutto questo sta creando una situazione di forte risalita dei prezzi. Ci sono chiaramente altri elementi legati a colli di bottiglia, le discontinuità nelle catene del valore di produzione che aggiungono ulteriore pressione alla crisi energetica, ma per il momento questo si sta diciamo ribaltando sui mercati in forma di preoccupazioni, quindi stiamo vedendo anche un po' di vendite. Dal punto di vista invece, diciamo, di un'analisi un po' più globale, preoccupazioni sui mercati le danno anche la situazione sulla Cina con Evergrande e l'evoluzione dell'immobiliare, ma non soltanto, i dati diciamo, sul prodotto interno lordo, sulla produzione, sui dati economici in Cina in generale e chiaramente quelle che sono le prospettive di rialzo dei tassi e la situazione economica globale. Sono soprattutto diciamo, le conseguenze di questa crisi energetica e queste fiammate inflazionistiche sembrano, almeno per il momento, abbastanza preoccupanti a suggerire agli operatori del settore diciamo, un ragionamento abbastanza semplice. Attenzione, se questi rialzi saranno strutturali o comunque abbastanza prolungati, le banche centrali non potranno far altro che aumentare la velocità con cui rialzeranno i tassi. Questo chiaramente non piace ai mercati in generale. Ecco, e dunque questa è la reazione molto netta, un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato a partire naturalmente da quelli europei e poi spostandoci anche negli Stati Uniti a 1,52. A questo punto, Emanuele, volevo capire per quanto concerne in particolar modo l'equity americano, qual è il driver principale a tuo avviso? Nel senso, da una parte abbiamo negli Stati Uniti un problema legato al tetto del debito che è ovvio che nessuno si aspetta o immagina, almeno
credo che gli Stati Uniti possano andare in default, perché questo problema con il tetto del debito si è già manifestato in diverse occasioni anche con la precedente amministrazione. Poi dall'altra parte pressioni inflazionistiche al rialzo e tassi di interesse al rialzo, anche un po' basandosi al fatto che comunque la politica monetaria sarà decisamente meno accomodante, a giudicare da ciò che ci ha comunicato Powell. Sarà sicuramente meno accomodante, ma il vero bandolo della matassa sarà quanto veloce sarà il rialzo, quanto veloce sarà la progressione dei rialzi di tassi per quanto riguarda la Fed nel prossimo anno. Questo è il vero discriminante. Ormai di tapering si parla in maniera aperta, ci sono tutte le giustificazioni, i dati sui non farm payroll che dovrebbero uscire questo venerdì dovrebbero confermare un'aggiunta importante di posti di lavoro, se dovessero ricalcare, come di solito fanno, in maniera abbastanza precisa il dato sull'ADP che è stato pubblicato nella giornata di oggi. Quindi sono tutti gli elementi in buona sostanza per permettere a Powell di parlare di tapering in maniera aperta e giustificando in buona sostanza la sua volontà dal punto di vista della politica monetaria di accompagnare l'economia americana fuori da questa fase straordinaria di iperaccomodamento monetario. Il tetto del debito, l'abbiamo ricordato se non sbaglio la settimana scorsa, è un problema importante, si è verificato più volte anche nella precedente amministrazione, ma non era arrivata a dei livelli di scontro così importanti. Il discorso legato al tetto del debito è che è di natura prettamente politica, nel senso che le tecnicalità chiaramente che si innescano in assenza di un accordo tra le due parti che fanno parte del Congresso americano, democratici e repubblicani, potrebbe chiaramente portare a una situazione di forte instabilità sul debito, inizialmente con la possibilità che ci sia un downgrade del debito sovrano fino ad arrivare effettivamente a un default, e proprio negli scorsi giorni Biden ha detto di non poter escludere che si arriverà al default. Il Tesoro americano ha impostato la data del 18 come l'ultima utile a l'ultima in cui avrà mezzi per poter far fronte alle proprie obbligazioni. Questo chiaramente preoccupa i mercati, anche se come hai ricordato tu non si è mai arrivati, almeno nei tempi recenti, tranne una volta nel 2001, a qualcosa di serio. Sono stati alcuni shutdown del governo, ma niente di peggio. Nel 2001 invece era stato veramente il downgrade nell'epoca di Obama. Che considerazioni si possono fare anche dal punto di vista della veridicità o effettiva ragionevolezza di avere delle preoccupazioni su questo tema? Solitamente i repubblicani hanno una tendenza maggiore rispetto ai democratici, che poi si tirano indietro, ad arrivare allo scontro diretto sul tetto del debito, con shutdown anche prolungati, per cui da questo punto di vista c'è una preoccupazione concreta che poi effettivamente l'attuale assetto repubblicano, soprattutto al Senato dove i numeri sono molto più risicati, avrà un atteggiamento più rigido. È chiaro che ci sono delle mosse che non funzionano molto bene dal punto di vista politico elettorale per Joe Biden, che possono essere messe in atto. Quindi le preoccupazioni ci sono concrete, ma sono abbastanza remote, anche se come pensavo quando dicevi che è molto remoto, non succede finché non succede, quindi stiamo a vedere cosa succede. Sicuramente è un elemento importante di destabilizzazione dei mercati. Dunque volevo capire sempre naturalmente tornando al discorso prezzo dell'energia, che sicuramente poi potrebbe avere un impatto piuttosto significativo a questo punto, almeno nel breve / medio termine sull'inflazione. E cioè i prezzi attuali a cui stiamo assistendo, sempre per quanto concerne le materie prime, in particolar modo quelli del comparto energetico, e cioè oil e gas, ti preoccupano in qualche modo a livello di inflazione di breve e medio termine?
Ma a livello di inflazione di breve termine possono preoccupare, ma fino a un certo punto. La cosa preoccupante è che si stanno rimodulando le aspettative di inflazione, che sono quelle su cui poi si muovono effettivamente le dinamiche macroeconomiche un po' più importanti. E queste iniziano a muoversi a rialzo, prendendo atto che forse questa inflazione temporanea o comunque la lettura dell'inflazione come temporanea aggiunta diciamo, movimenti sui prezzi delle materie prime, non è così temporanea e forse aveva ragione Weidmann quando diceva: attenzione, signori, questi fattori, se non tenuti sotto controllo, possono portare ad un aumento strutturale della pressione inflazionistica, quindi della dinamica di prezzi anche nel medio termine. Ecco, queste sono le questioni che secondo me sono più preoccupanti ed effettivamente il fatto che si stia cominciando a muovere l'aspettativa non fa presagire nella maniera più serena possibile. Quindi, giusto per capirci, già ci sono le basi per un'inflazione un po' più strutturale e non più così transitoria, nonostante che Banca d'Italia, ieri per esempio, Christine Lagarde 2 giorni fa, hanno confermato la natura transitoria dell'inflazione. Però da operatore di mercato questo discorso ti quadra nel senso, è credibile ancora? È credibile nel breve termine quando effettivamente queste fiammate nei prossimi mesi andranno a rientrare, anche perché ricordiamoci che stiamo andando verso l'inverno e l'inverno nell'emisfero settentrionale di solito richiede un grande dispendio di risorse naturali per i riscaldamenti, ma non solo, insomma. Quindi probabilmente arrivare a prima della primavera, queste pressioni si saranno allentate. È chiaro che il discorso che fa la BCE può essere ottimo dal punto di vista della comunicazione, da un punto di vista pratico, diciamo che comincia a scricchiolare, ecco, quantomeno possiamo commentare in questo modo, nel senso che i dati sono sotto gli occhi di tutti. È chiaro che non sono dinamiche fisse, per cui se si va in una direzione, quindi se cominciano a muoversi gli indicatori di medio termine, non si possa tornare indietro, però l'azione da parte delle banche centrali deve arrivare di conseguenza, questo lo ricordavamo anche in precedenza. Ultimissima domanda prima di lasciarci, intanto stavi citando gli ADP che sono 568.000 questo mese, naturalmente questi sono i nuovi impiegati negli Stati Uniti, a parte il comparto non-farm payrolls che vedremo proprio venerdì. Volevo capire a livello di mercato Forex quali sono ecco, le vostre aspettative per quanto concerne il dollaro e poi il cambio euro-dollaro, perché evidentemente con una politica monetaria meno accomodante, o almeno queste sono le aspettative di mercato, forse continuerà questo scenario di un dollaro che continua a rafforzarsi e l'euro che continua ad indebolirsi, o voi avete un'opinione diversa? No, no, è quello che dicevamo anche la settimana scorsa e che diciamo da un po' di tempo, cavalcando tra l'altro un trend molto ben definito sull'euro-dollaro e un dollar index che continua a muoversi a rialzo. La forza generalizzata sul biglietto verde, tra l'altro legata a un differenziale di tassi dal punto di vista macroeconomico, continua ad essere presente, si sta innestando su questo territorio ribassista, questo trend ribassista, anche la preoccupazione sui mercati che solitamente coincide con una corsa agli asset, alle valute rifugio, quindi yen, ma soprattutto anche dollaro americano. Per cui per il momento si continua ad andare in direzione negativa per quanto riguarda l'euro-dollaro, quindi il biglietto verde dovrebbe continuare a rafforzarsi fino in realtà ad una situazione di diciamo, stabilizzazione di questa fase che poi potrebbe aprire la strada ad un rimbalzo. Vediamo soprattutto come andrà la pubblicazione del dato sui non-farm payroll, perché quello che sarà diciamo, uno degli elementi centrali, considerato che la Fed
nella formazione delle sue, diciamo, delle sue azioni deve sempre tenere in considerazione sia la dinamica dei prezzi che l'occupazione in generale negli Stati Uniti. Se dovesse, diciamo, confermarsi una situazione di forte rialzo ma sotto le attese, ecco che magari la Fed potrebbe, diciamo, formare una opinione un po' più moderata e quindi arginare questo forte rialzo del biglietto verde, che tra l'altro preoccupa un pochettino anche gli Stati Uniti e le aziende esportatrici. In un flash proprio siamo di fronte ad una correzione? Allora, sui mercati in generale stiamo vedendo una fase di scarico senza dubbio. Scricchiolano un pochettino gli elementi che stanno sicuramente maggiormente a cuore agli operatori, quindi la fine di questa fase espansiva iperaccomodante che va avanti ormai da un anno e mezzo. Ci sono alcuni fattori strutturali che stanno venendo alla luce, quindi potremmo essere di fronte all'inizio forse di una fase di lieve correzione. Ancora non ci sono però gli elementi diciamo di per far presagire un forte storno, perché comunque le banche centrali sono ancora lì e le aziende stanno andando molto bene. Sicuramente cominciano a sentirsi un po' di scricchioli, ecco, questo sì. Prima di parlare di correzione, però vorrei vedere degli elementi un attimino più concreti. Dunque, allora ci aggiorneremo settimana prossima, non ci resta altro. Emanuele Rigo, New Trader Lab, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, alla prossima settimana.